Salve a tutti gli amici di Tech Different, bentrovati con una nuova puntata con il nostro podcast. Abbandoniamo definitivamente Mobile World Congress che ormai ce lo siamo lasciati alle spalle da una settimana circa. Abbiamo visto tantissime novità direttamente dalla fiera, grazie al nostro inviato Fabrizio Paoletti che ha registrato degli interessantissimi video e ha appunto fatto anche delle anteprime sui nuovi dispositivi. Passiamo ora alla normalità con le news più interessanti che trovate sul nostro sito di questa settimana. Io inizierei subito a parlare di una cosa molto, diciamo, accattivante, ovvero i Pebble che tagliano i prezzi su tutti gli smartwatch del 30% addirittura. Quindi anche i nuovi smartwatch saranno scontati del 30%. Infatti passeranno da 229 € a 199 per il time round, il time still passerà a 249 €, il time a 149 da 169 e in pratica sono dei begli sconti, quindi vi raccomando di leggere il nostro articolo anche per quanto riguarda come ordinare uno smartwatch, appunto, Pebble, e acquistarlo a prezzo scontato di ben il 30% in meno. Poi passiamo ad un'altra notizia che ci è giunta proprio ieri. Riguarda al fondatore e creatore dell'Oculus Rift, ovvero Palmer Luckey, che ha dichiarato che i suoi Oculus Rift saranno compatibili sui computer Mac quando Apple ne farà uno con caratteristiche migliori rispetto a quelli che vediamo ora. Questo perché sappiamo tutti che Oculus Rift per girare ha bisogno di caratteristiche specifiche, le trovate nel nostro articolo, caratteristiche specifiche e comparate anche con il Mac Pro più potente che costa circa 6.000 euro, non riesce a supportare le esigenze di Oculus Rift. Da un lato, secondo me, ha ragione, ma dall'altro vuole un po' rispolverare Oculus Rift che è passato in secondo piano, dove molti lo hanno quasi, diciamo, abbandonato, fra virgolette, in quanto richiede appunto caratteristiche hardware molto elevate e non tutti i computer riescono a supportarlo, quindi bisogna spendere una certa cifra per supportare questo Oculus Rift che ricordiamo che è in vendita ad un prezzo, diciamo, abbastanza elevato anch'esso. Infatti la concorrenza si è fatta spietata, partiamo subito con il Gear VR di Samsung che abbiamo visto in prima persona noi di Tech Different alla presentazione dei Galaxy S7 ed S7 Edge, poi passando per HTC Vive, Microsoft HoloLens, eccetera, che li propongono a prezzi inferiori rispetto all'Oculus Rift. Poi passiamo ad un'altra cosa scottante ed interessante, ovvero parliamo della sicurezza dei nostri dispositivi mobile, in special modo quelli Android, dove Kaspersky, la nota azienda di antivirus, ha trovato un Trojan molto cattivo che si chiama Triada e va a colpire però i dispositivi che hanno ancora KitKat, quindi che non sono aggiornati né a Marshmallow né a Lollipop, per fortuna fra virgolette, però per sfortuna perché sono tantissimi quelli gli smartphone Android ancora aggiornati a KitKat e magari non vedranno mai un aggiornamento a Lollipop. E nel nostro articolo spieghiamo come funziona appunto questo virus, cosa comporta e come evitarlo. Quindi vi raccomando di leggere il nostro articolo riguardo a questo virus. Ripeto, si chiama Triada, è un Trojan che colpisce i dispositivi Android con versione 4.4.4, fino a quella versione lì. Poi io terminerei parlandovi di un'altra cosa che interessa adesso tutti gli utenti smartphone o anche tablet, in quanto TIM dal 10 aprile attiva un servizio richiesto sulle SIM ricaricabili. Non sappiamo se
anche su quelle in abbonamento con la carta di credito, molto probabilmente anche per quelle. Ovvero attiveranno un servizio che si chiama Team Prime, che avrà un costo di 2 euro al mese, che sì, porta dei vantaggi, però è un servizio non è richiesto e Team non chiede il consenso appunto ad aderire a questo servizio. Lo attiva se l'utente non è a conoscenza di questo servizio, non lo può, non lo disdice perché non sapendo cos'è questo servizio. Questo servizio costa 2 euro al mese ed avrete chiamate ed SMS illimitati verso un numero che sceglierete voi, Team, e poi avrete anche l'attivazione della rete 4G ed anche un operatore Team tramite un numero verde e essendo appunto abbonati a Team Prime, perché è un abbonamento questo, no, non avrete tempi di attesa quando avrete bisogno di parlare con un operatore. Sì, è una cosa interessante, però che a non tutti è gradita. Io personalmente l'ho disattivata andando sulla sezione del sito Team e mi è arrivato l'altro giorno l'SMS che è stata presa in carico la disattivazione del servizio in quanto non mi interessa. Potete disattivarla anche con un altro modo chiamando il numero gratuito, noi ve l'abbiamo riportato nel nostro articolo e è partita ovviamente la denuncia sia di ADUC, l'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, che da Agicom, che hanno sporto denuncia appunto contro Team per per pubblicità ingannevole, in quanto è un servizio non richiesto, cioè Team non richiede se l'utente vuole attivarlo o meno. Potevano mandare benissimo un SMS come si è sempre fatto. Con scritto vuoi attivare Team dal 10 aprile sarà attivo Team Prime, se non lo vuoi chiama il numero o lo puoi disattivare sul sito internet o comunque spiegare quantomeno come fare per disattivarlo. Il costo non è eccessivo, però capite bene che magari molti utenti non gli interessa questo servizio. Poi per concludere, troverete altri interessanti articoli tipo la tecnologia applicata in ambito medico, come eseguire il reset da recovery mode per Huawei G8, poi anche le nuove Microsoft che si sono uniti per un nuovo progetto. Insomma, sono tante le news che troverete sul nostro sito di questa settimana, appunto, e vi consiglio di dargli una spulciatina, anche seppur veloce, però ve la consiglio. Bene, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione, salutarvi e rimandarvi alla prossima. Grazie ancora, un saluto a tutti, ciao!